Farvi vedere in questo video che ho fatto un meraviglioso acquisto di questa taglierina davvero molto comoda. Questa parte si può estrarre e chiudere ed estrarre, poi in questo modo si blocca e si usa appunto come taglierina e in questo modo si alza. Ci sono tutti i vari riferimenti per 6 a 7 a 5. È davvero estremamente comoda. E cosa ho fatto io con questa taglierina? Una cosa che desideravo fare da un po' di tempo, che è il junk journal. Allora, innanzitutto, poi vi metterò appunto dei b-roll, comunque metterò nel video la parte in cui tingo con il tè per rendere molto più vintage queste pagine, perché sono appunto andata poi a tagliarle in questo formato che è un formato di 15 centimetri per 10 centimetri. Diciamo che junk in inglese significa scarto, quindi va molto di moda prevalentemente tra gli americani, ma vedo che qualche video sta cominciando a comparire anche adesso, l'andare a creare dei taccuini, dei libricini con quello che sia, con la carta che sia. Devo dire che sta diventando anche un trend, una moda, per cui in realtà ci sono dei canali molto belli di queste americane, australiane, inglesi, che utilizzano del materiale ad hoc, cioè senza andare realmente a riciclare come stai vedendo qua un cartoncino, un libro che era lì e non sapevo cosa farmene, ma utilizzano del materiale fatto apposta, quindi in realtà non c'è una base riciclata, ma è più una tecnica. Invece, appunto, io ho utilizzato in parte la tecnica tradizionale perché in realtà ho preparato dei fogli da carta da fotocopiatrice e sono andata a bagnarli nel tè e nell'acqua del tè, in modo tale che si anticassero un po'. Per di più ho spruzzato sopra del caffè per dare ancora più l'effetto vintage. Come puoi vedere, quelle che sono rimaste sul fondo sono diventate un po' più gialle, invece le altre sono rimaste un po' più chiare con delle macchie. Io ne ho creati 4 fascicoletti, come puoi vedere, ma in realtà è molto libero, cioè molto libero sia nel formato, sia è molto libero nella quantità di fascicoletti. Chiaramente sarà più corposo nel caso in cui tu aggiungerai più fascicoletti possibile. Ora poi io mi occuperò anche della rilegatura, che avverrà con dei buchi e poi ago e filo. Per l'occasione ho comprato il punteruolo apposta, il filo apposta, ma se tu hai qualcosa in casa che puoi già utilizzare con una punta, puoi tranquillamente arrangiarti con quello che hai per sperimentare e capire se ti piace. Diciamo che tendenzialmente poi vengono utilizzati per mettere delle foto, e magari adesso qua ti metto qualche canale che sono andata a vedere, e poi da lì si attacca un sacco di roba, cioè sembrano un po' i diari degli anni 90, io penso un po' alle smemorande. Questo è un libro antico. Ecco, questo è un libro che io ho già utilizzato in tante altre occasioni. Ecco, adesso sto ritrovando anche un biglietto, poi me lo leggo, della mamma, che a Natale mi scrive sempre dei bellissimi biglietti. Io ho questo libro che puoi vedere è ingiallito ed è The Origin of the Culture. Allora, siamo nel 1958. Io questo l'avevo già utilizzato perché ho fatto diversi disegni, insomma, varie prove che in realtà poi ho staccato e ho messo in un mio raccoglitore, e ho utilizzato spesso questa carta così come base da disegno perché mi piaceva l'effetto, anche come base per alcuni ciondoli che ho realizzato. Tra l'altro, se guardi la mia pagina Instagram puoi vedere un po' quello che combino, ed è una pagina che si chiama sempre Il Realizzatore. E ho staccato alcuni, ecco qua tra l'altro ci sono alcuni disegni di mia figlia, e l'ho utilizzato così. Quindi se tu hai anche un libro in casa di questo tipo, o quei libri che si comprano alle bancarelle a pochi euro, puoi sfruttarlo in questo modo. Puoi anche utilizzare la copertina poi per poterlo rilegare. Anche in questo caso ci sono tantissime tecniche. Io ne ho viste alcune in cui si prende per esempio il cartone dei cereali, lo si dipinge, lo si adatta, poi si possono fare cose stupende se si ha la Big Shot, ma anche senza averla si possono fare cose stupende. Come ti dicevo prima, un'altra cosa che vorrei utilizzare è la carta del pane, quindi diciamo che qua dentro si può far sì che tutte quelle carte che mettiamo da parte possono essere a un certo punto riciclate, possono essere ritagliate con delle forbici particolari se le hai, per dare delle forme più carine, e può diventare tranquillamente un diario dei ricordi.
Altre idee che ti posso dare, che ho visto utilizzare, sono le cartine geografiche. Anche quelle le puoi recuperare da vecchi libri che non ti interessano più. Allora, da bibliofila fatico molto a rovinare un libro, onestamente, però sempre se viene comprato ad una bancarella con lo scopo di realizzare un prodotto come questo, ha senso. Secondo me ha assolutamente senso. Se invece si tratta dell'Atlante dei tuoi figli o il tuo Atlante sul quale hai studiato, ecco, per me è difficile, anche se non li uso più, non mi piace andare a staccare le pagine. Poi ci si possono attaccare degli stickers, si possono fare un sacco di cose, si possono mettere appunto delle cartoline. Abbiamo questa con questo paesaggio natalizio bellissimo, per esempio, si potrebbe, non lo utilizzerò così, però si potrebbe tranquillamente infilare ed utilizzare tra le pagine. Per cui diciamo che qui all'interno ci saranno già delle pagine di significato, magari prese da riviste, illustrazioni che ti piacciono, prese da libri, alternata delle pagine magari più libere come questo dove puoi scriverci. In questo caso io ho dato questo aspetto vintage, ma tu puoi scegliere di dare l'aspetto che vuoi tu, magari un po' più da travel journal, come vuoi. Si può utilizzare appunto come diario tematico, che ne so, il diario dei viaggi. O che ne so, il diario della nascita del tuo bambino, gli puoi dare un tema oppure lo puoi utilizzare come una vera e propria agenda, lì poi dipende da te. Sicuramente il bello di questi diari è che vengono arricchiti il più possibile, che vengono anche decorati. Allora, parentesi, non serve avere particolari doti artistiche per decorare, per creare questi diari. Poi col tempo sicuramente ti verranno molte idee, vorrai fare molto di più. Però la base è sentirsi veramente liberi di poter creare come si vuole. Io, per esempio, non utilizzerò questi, ma un'altra cosa che si può utilizzare sono i washi tape. Questo è uno dei miei ultimi acquisti, che magari ti lascio il link che ho appunto preso su Amazon. Questo, per esempio, è molto più adatto e è tra i miei preferiti, ma l'ho acquistato nel mio colorificio di fiducia. Si possono usare delle stoffe, quindi una cosa che mi è venuta in mente, se hai una maglietta che vuoi buttare ma che ti piace la stoffa, magari le puoi utilizzare per infilarla tra le pagine. Fazzoletti, i fazzoletti della nonna, i famosi fazzoletti che adesso non si usano più, invece si possono utilizzare in questo tipo di situazioni. Ora, grazie al magico potere dell'editing, puoi vedere il risultato finale del mio junk journal e di come ho utilizzato queste carte di Natale. Non ho mostrato tutto il processo, però se ti può interessare, scrivimelo nei commenti, potrei fare un video ad hoc dove costruiamo insieme un junk journal. E adesso partiamo insieme a sfogliarlo per vedere che cosa ne ho fatto di queste carte. Innanzitutto la copertina non è altro che un cartone, un cartoncino che io sono andata a dipingere di marrone. E dopodiché ho incollato un dettaglio di una cartolina di Natale e intorno per richiamare il colore oro della copertina ho utilizzato degli acquarelli marroni e ho attaccato queste stelline che mi ha mandato una ragazza da cui ho fatto degli acquisti su Instagram, lei si chiama Feldenclips e fa delle cose molto belle, sono segnalibri in panno lence e nei pacchetti c'erano anche questi dettagli e mi sembravano molto belli da utilizzare. Ecco, io tendo quando le cose sono belle a dare una seconda vita, un secondo scopo ed è un po' il senso anche di questo junk journal. Io non l'ho cucito da questo lato, ma si potrebbe fare, il risultato sarebbe molto bello, ma ho cucito i vari fascicoletti come ti ho mostrato prima e dopodiché ho utilizzato una colla molto forte, che è questa. Con questa colla Createch, che poi ti metterò nella scheda info trovi tutto ciò che ho fatto vedere in questo video e trovi un sacco di informazioni. Quindi con questa colla poi ho rilegato il tutto, ho attaccato questi fascicoletti e devo dire che tiene veramente tanto tanto. Per l'interno della copertina invece sono ricorsa a un foglio di carta da pacco, anche questo riciclato. Ho utilizzato questo pezzetto di stoffa, era un nastrino di stoffa, anche questo un riciclo creativo da una parte e dall'altra per meglio rifinire l'interno della copertina. Ma ora ti mostro qualcosa dell'interno, non tutto, altrimenti il video diventerebbe lunghissimo. E ho utilizzato questi pezzettini di stoffa anche all'interno, ma poi se ne possono aggiungere altri. Cioè, la bellezza di questi junk journal è proprio questo, che poi si vanno ad arricchire e si vanno ad attaccare molti altri dettagli man mano che vengono utilizzati. Quindi queste sono le carte invecchiate, in questo caso ho utilizzato sempre un pezzetto di un
di un biglietto di Natale con appunto scritto Buon Natale, Felice Anno Nuovo, e le carte sono di tante tipologie. E in questo caso c'è una carta di Natale che ho utilizzato per crearne una busta, inserire quello che vuoi. Questa è una fotocopia che avevo in giro. Questo è un panno delle lavatrici. Voglio vedere se ci dipingo sopra cosa succede. Anche questi sono altri ricicli. Questa è la mia carta invecchiata con anche schizzi del caffè, non solo l'immersione nel tè. Questa è un'altra bustina. Sarà molto bello poi infilare dei bigliettini. Anche questa è un'altra piccola bustina. Qua ho utilizzato un'altra busta e inserirò anche qui delle cose. E questa invece è una carta da pacco, altre carte di Natale. Che puoi vedere qui, ho cercato di tenere sempre questo aspetto vintage perché possono essere tematici, appunto, questi tipo di junk journal. Poi ho incollato quest'altra carta con scritto Merry Christmas che mi piaceva molto. Quest'altra, qua ancora puoi vedere quelle pagine del libro della metà del Novecento che ti dicevo prima, altre carte di Natale incollate. E poi qui invece ho inserito una bustina, quelle bustine che ci vengono date di solito quando si va in cartoleria e ci danno magari, non so, si compra una matita, una penna, le mettono in queste bustine. Io le trovo bellissime, anche solo il rumore mi piace tanto. E questo è il risultato finale del mio junk journal e a me piace tantissimo, soprattutto il volume che ha, quindi questo aspetto così antico ma anche così originale. Questo è solo l'inizio perché poi chiaramente andrà utilizzato, non si lascia qui così. Faccherò delle fotografie, ci scriverò, ci disegnerò, farò tantissime cose con questo mio primo junk journal. Fammi sapere se ti piacerebbe vederlo da qui a un po' di tempo quando sarà finito, se vuoi che lo sfogliamo insieme e vediamo come sono andata a completarlo. Scrivimelo in un commento. Spero che questo video ti sia piaciuto, che ti abbia interessato. Lasciami un like per sostenere me, il mio canale. E iscriviti al mio canale per sostenermi. Io ti mando un grande saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!